serie bwin, tutti i colori della passione. Un derby lombardo che è di fatto uno scontro salvezza, quello in scena a Rigamonti tra il Brescia e l'Albino Leffe per la 17ª giornata della serie bwin. Rondinelle con Jonatas e Ruben Ramos in avanti, gli ospiti con il solo Cocco di punta e un modulo più accorto. Anche a Brescia un minuto di silenzio per le vittime di Messina. Arbitra l'incontro il signor Giacomelli della sezione di Trieste. Partita soporifera fino al 13esimo minuto, quando Cocco viene strattonato in area di rigore da Magli, che viene anche ammonito da Giacomelli. Rivediamo il contatto, rigore dubbio sul dischetto. Si presenta Cocco e fa secco il portiere del Brescia alle ali, 1-0 per l'Albino Leffe. E fanno festa giustamente i giocatori dei seriani. Per Cocco è il nono gol in questa stagione. Reazione Brescia, tiro cross di Ramos deviato da Offredi. La preoccupazione sul volto di mister Scienza. L'Albino Leffe che va vicino al bis con Foglio, che risulterà uno dei migliori in campo. Il Brescia ci prova ancora dalla distanza con Berardi. Pallone fuori. Poi attenzione all'Albino Leffe, il colpo di testa di Cocco, la respinta di Leali, poi il pallone viene respinto dalla difesa delle rondinelle. Più Albino Leffe che Brescia nei primi minuti di gioco. Il tiro di Salomon dalla distanza, pallone che finisce fuori. Si va nel finale di primo tempo, penetra in area di rigore Foglio, il tiro, il palo, poi Magli che fa autorete, 2-0 per l'Albino Leffe. Azione insistita da parte dei seriani, Foglio che colpisce il palo, sfortunato Magli, autore anche del fallo iniziale che ha consentito il vantaggio dell'Albino Leffe. Si va negli spogliatoi con il Brescia di Beppe Scienza fischiato dai propri tifosi. Attenzione, prima azione del secondo tempo, Cristiano che cerca l'Eurogol, pallone che finisce fuori. Poi il Brescia che cerca di svegliarsi con El Kadouri, pallone che resta lì, fortunato che dà qualche indicazione ai suoi uomini. Il cross per Jonatas, pallone sul fondo, poi El Kadouri, uscita perfetta di Offredi. Rivediamo uscita tempestiva del portiere dell'Albino Leffe. Ancora Brescia alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita, ma Offredi chiude tutti i varchi. Pacilli, capovolgimento di fronte, la parata di Leali, ma è l'Albino Leffe in contropiede a chiudere la partita con Foglio. Un gol bellissimo realizzato dal migliore in campo, Albino Leffe 3. Questa è la festa dei tifosi bergamaschi. Gol bellissimo quello siglato da Foglio, un bel mancino. Si va nel finale di partita con Jonatas che spara alto, il Brescia che vuole salvare almeno la dignità. Ancora Jonatas, pallone in corner, il gol che arriva soltanto al 90esimo. Un'ingenuità della difesa dell'Albino Leffe, ma non cambia nulla. Albino Leffe 3, Brescia 1, con il Brescia che resta a due sole lunghezze dalla zona play-out, scavalcato proprio dall'Albino Leffe che va a quota 19. Fischi per il Brescia di Beppe Scienza, che a questo punto rischia l'esonero.